Miramontes Suarez, nato alla Corugna nel 1935, è stato uno dei calciatori più talentuosi che abbiano mai indossato la maglia della Sampdoria. Arrivò a Genova sponda blu cerchiata nell'estate del 1970, a 35 anni suonati ma con ancora tanta voglia di divertire e divertirsi. Aveva un grande passato alle spalle, gli esordi al Deportivo La Corugna, la svolta della carriera con il trasferimento da cifre record per quegli anni alla Barcellona, dove incontra quello che diventerà a tutti gli effetti il suo mentore, Elenio Herrera. Il mago gli consegna le chiavi del centrocampo, al Barça prima e all'Inter poi, che per assicurarselo sborsa la cifra record di 250 milioni di lire. Luisito Suarez, un fuoriclasse che in campo sapeva comandare il gioco come grande condottiero, lanci lunghi e illuminanti, pennellati con il suo destro magico, capacità di coordinare la manovra, ma anche l'umiltà del vero campione di sacrificarsi per il bene della squadra, stringere i denti nei momenti di difficoltà e la grinta di non tirarsi indietro per i tackle rischiosi. Luisito, dalla fronte spaziosa e i capelli impomatati, aveva un elenco di successi eccezionale: due campionati spagnoli, due coppe del re con il Barça, tre scudetti, due coppe delle fiere, due coppe dei campioni e altrettante coppe intercontinentali vinte con l'Inter, un campionato europeo vinto con la camiseta rubia delle Furie Rosse di Spagna e il pallone d'oro, tutto tra il 1957 e il 1966. Ma quando arrivò alla Sampdoria si adattò immediatamente alla nuova veste, fu quasi naturale vederlo con indosso la maglia blu cerchiata, lui che aveva girato il mondo con l'azzurrana prima e il nerazzurro poi sulle spalle, cambiò in fretta mentalità e si mise immediatamente a disposizione di Fufo Bernardini e dei suoi nuovi compagni, conscio che l'obiettivo ora non era più il vertice della classifica o la finale di una coppa, bensì la permanenza in Serie A. Tre anni in blu cerchiato, gli ultimi di una carriera gloriosa, tre anni che hanno preceduto l'esperienza da tecnico prima e da osservatore poi, di nuovo per l'Inter, ma che sono rimasti nel cuore di Luisito Suarez, ancora molto legato ai colori più belli del mondo, quelli della Sampdoria. Nasce alla Corugna il 2 maggio del 35, inizia a muovere i primi passi in una squadra di terza divisione, il Fabril, prima di entrare nel settore giovanile del Deportivo La Corugna. Cosa ricorda degli inizi, come si è avvicinato al calcio? Vabbè, mi sono avvicinato come si avvicinavano tutti i ragazzi, a giocare per strada, perché io sono di un quartiere, diciamo, operaio della Corugna. Vicino a casa mia c'era una fabbrica di armi. E per strada si giocava, non avevamo, nel quartiere non c'era un pallone, non c'era una bicicletta, allora cosa ci arrangiavamo? Facevamo con gli stracci così, e giocavamo per strada, finché dopo ho iniziato a giocare una squadra già, quando ho avuto già 13 anni così, una squadra federata che avevano già le maglie, che era la squadra dei preti, tra l'altro, della zona, perché, ripeto, nel quartiere c'era poco niente di nessuna cosa. E abbiamo iniziato con questa squadra dei preti, finché dopo sono andato alle giovanili del Deportivo La Corugna. Sì. Dal Deportivo La Corugna riesce poi a mettersi in evidenza, tanto che nell'estate del 1953 passa al Barcellona per una cifra record anche per l'epoca, perché 2 milioni di pesetas, era già una cifra importante. Sì, era una cifra importante, perché il Barcellona, tramite una persona che veniva lì a lavorare, che aveva fatto il periodo della guerra, conosceva molto il calcio, era un dirigente del Barcellona, conosceva. E soprattutto perché noi avevamo fatto due squadre di ragazzini che giocavamo prima delle partite della Serie A. E il Barcellona un giorno aveva visto una di queste partite, per cui ha avuto questa. Dopo di lì mi ha seguito un po' di più e subito dopo sono andati a prendermi. Quando ho esordito, tra l'altro, questa coincidenza, ho esordito in Serie A col Deportivo contro il Barcellona, a Barcellona, ci è andato 5 pere, come se niente fosse, però si vede che ho fatto già qualche cosa di interessante e, sapendo già dei precedenti, quello mi ha fatto che andare lì a Barcellona, dove poi la Coppa, perché allora si giocava in Spagna, campionato finiva e iniziava la Coppa, l'ho giocata già col Barcellona. E la prima squadra che si è toccato è stato il Deportivo, cioè queste coincidenze strane del calcio, sì. Ecco, nel Barcellona inizia la sua vera e propria carriera, è un trasferimento che le cambia di fatto. Certo. La vita, 216 incontri con la camisetta azzurrana dalla stagione 53-54 alla stagione 60-61, però l'inizio non è stato proprio dei più facili.
No, non era facile perché io ero molto giovane, per esempio in quella competizione di Coppa ho giocato tutta la Coppa fino alla finale, siamo arrivati che l'abbiamo persa col Valencia, però dopo ho trovato delle difficoltà naturali perché dovete capire che nel Barcellona c'erano soprattutto in attacco, perché il resto della squadra in difesa così erano tutti spagnoli, spesso molti catalani c'erano, ma in attacco c'erano tanti giocatori stranieri, allora non era facile infilarsi, no? Ho fatto un po' di fatica naturalmente, sì. Poi però diventa uno dei leader di questa squadra, vincendo due volte la Liga nel 59 e nel 60, anno nel quale conquista anche il pallone d'oro. Sì, perché noi con questi due anni di fila che abbiamo vinto, che c'era Herrera allenatore, abbiamo rotto un po' la supremazia del Real Madrid, che continuava a vincere sia il campionato che la Coppa. Allora se non vincevi il campionato in Coppa dei Campioni non partecipavi. Questi erano satanati, vincevano tutti, questi del Madrid, e non ci facevano. Per due anni noi abbiamo tolto questa supremazia, poi abbiamo eliminato anche un anno della Coppa dei Campioni. E questo, in quell'anno lì ho fatto delle partite molto molto belle e mi è servito per vincere questo pallone d'oro, che allora era un trofeo, sì, bello, ma non era come adesso che è diventato una cosa fuori del mondo. Con il Barcellona si aggiudica anche per due volte la Coppa delle Fiere, nel 58 e nel 60, e nel 57 e nel 59 la Coppa Nazionale, che è la Coppa del Re. Sì, sì. Quindi trofei importanti che le permettono di mettersi in mostra anche a livello internazionale. Certo, sì, perché queste competizioni si giocavano naturalmente all'estero, dappertutto. Noi per esempio anche un anno abbiamo trovato l'Inter, che abbiamo battuto in questa Coppa delle Fiere, poi in Coppa dei Campioni però abbiamo trovato il Milan, che abbiamo battuto sia a San Siro che a Barcellona, e questo è quello che mi fa conoscere al resto d'Europa e naturalmente al resto del mondo. L'ho già citato lei, nel Barcellona ha come allenatore Elenio Herrera, che poi sarà l'uomo che la porterà anche a vestire la maglia nerazzurra dell'Inter. Che personaggio e che allenatore era il mago Herrera? Era un personaggio fantastico, era uno che ha fatto delle cose più avanti di tutti gli altri di 20 anni, soprattutto per esempio nel lavoro sul campo, come allenamenti, che allora si lavorava poco, questo lavorava moltissimo, preparava, e nonostante non ci fossero i mezzi, perché allora non c'erano né aiuti allenatore, né televisione, né video, né niente, preparava le partite, lui si arrangiava, trovava amici francesi, argentini, non so come faceva, e preparava le partite anche di Coppa molto molto bene, e era un allenatore che galvanizzava, dava molta fiducia a quello che era un po' così così, pur di farlo diventare forte, gli diceva che era più bravo di quell'altro, che ti ossessionava molto con questo voler vincere in continuazione. E penso che una delle cose che io ho preso di lui più fortemente è stato questo lavorare tutti i giorni della settimana per dopo rendere la domenica, e questo voler vincere però sempre attraverso il lavoro. E questa è una delle cose. Era un grandissimo allenatore, senz'altro. Ecco, invece, Luisito Suarez, che tipo di calciatore, che tipo di centrocampista era? Perché tante presenze, ma anche tanti gol. Tanti con la maglia gol del Barcellona, 112 reti. Sì, perché io nel Barcellona e anche nella nazionale ho una media di quasi un gol ogni due partite. Per un centrocampista sono molti gol. Sono molti gol perché andavo anche, non solo partivo dalla zona della metà campo organizzando l'azione, però andavo, come spesso vediamo a molte squadre spagnole, che vanno a finire molto in zona di attacco. Però io ero, penso, un centrocampista molto completo, perché organizzavo, avevo una visione di gioco molto ampia, questi famosi passaggi che tutti a Milano mi ricordano ancora, dai 40, 50 metri, eccetera, mi inserivo molto bene, calciavo bene anche da fuori area, e questo mi permetteva di fare tanti, tanti gol. Tutto sempre basato su una tecnica, penso, non va bene che lo dica io, ma lo dico lo stesso, con una tecnica fuori dalla norma. Non era una tecnica normale, era una tecnica di alto livello, certo.
Ecco, è cambiato molto il calcio negli anni. Come vede invece il Barcellona attuale, questo tipo di gioco con un fraseggio continuo, tanti passaggi veloci, rapidi? Sì, questo ha trovato questo sistema, penso che l'ha iniziato Cruyff, allora al Barcellona, questo di tenere sempre la palla, con molti tocchi continuamente, passato molto su una tecnica individuale alta, altissima, e ha trovato questo sistema che è anche difficile di contrastare, molto difficile. E diciamo che, come tutti i sistemi di gioco, perché non esiste solo uno per vincere, ci sono tanti, hanno vinto tante squadre con tante maniere diverse di fare gioco. Questo perché sta ottenendo dei grossi risultati? Perché hanno coinciso in questa squadra un numero di giocatori di alto livello insieme, che non è facile che capiti. Magari un'annata, un periodo, ti vengono fuori due, tre. Qui ci hanno 10, 12, 15 e tutti di alto livello, e questo gli permette di fare questo tipo di gioco che le sta dando grossissimi risultati. Però devo dire che il Barcellona nostro, di quei due anni lì che abbiamo vinto, era una squadra di un livello altissimo che faceva tanti gol, una media di più di 3 gol a partita. Un anno abbiamo fatto 100 gol in 30 partite. E giocava molto, molto bene, però era un tipo di gioco molto più veloce. Io alle volte dico, scherzando, quando mi chiedono di questa squadra, ma tu giocheresti in questa squadra? Sicuramente sì, per la questione tecnica, però io ogni tanto mi annoio, si stanno con tanti tocchi, andrei a cercare subito la profondità e mi stuferei, dico, sempre nel senso buono, no? Nell'estate del 61 arriva in Italia, all'Inter di Angelo Moratti. Ecco, che ricordo ha del presidentissimo dell'Inter? Beh, il ricordo è meraviglioso, perché penso che è stato un presidente irrepetibile. È stato meraviglioso perché? Perché lì lui ha organizzato le cose in una maniera molto semplice, che secondo me non sono passati di moda, dovrebbero andare anche oggi d'attualità. Lui, capo supremo, grande presidente, grande personalità, Italo Lodi, che faceva il direttore generale, e un allenatore come si deve. Erano tre personaggi fantastici che ognuno c'aveva. Uno c'aveva questo, uno c'aveva questo e uno c'aveva l'altro. E questi dopo, piano piano, naturalmente l'aspetto tecnico, soprattutto per quanto si riferisce a me, Herrera è stato predominante, perché era arrivato un anno prima, ha conosciuto un po' i giocatori qui e là, avendomi conosciuto perfettamente, ha detto: questo è l'uomo che ci serve per fare un determinato tipo di gioco. E questo è stato quello che mi ha fatto venire. La impressione è già stata meravigliosa appena arrivato a Milano. Io sono arrivato a Milano dopo una finale di Coppa che abbiamo perso col Benfica 3-2 a Berna, e mi sono venuto a prendere con la macchina a Lodi e sono arrivato a Milano. Sono stato subito a Imbersago, lì nella villa del presidente, con tutta la famiglia, eccetera. L'attuale presidente allora era un ragazzino di 16 anni, e già lì ho capito che era un ambiente particolare, familiare, molto, molto bello, molto, molto. E dopodiché ha cominciato la mia avventura. Ti dirò che quei giorni lì stava per finire il campionato italiano. Herrera mi aveva riempito, naturalmente, per convincermi della testa, questa è una squadra, faremo qui perché qui con te vinceremo qui e là. Mancava una partita alla fine a Catania e naturalmente mi hanno invitato, sono andato con Lodi, ho visto la partita lì, un caldo micidiale, campo senza erba, niente, 3-0, ma ha giocato da cani l'Inter proprio. Allora io a Lodi, con quello già che parrucchiava, e lui senti, ma questa è l'Inter, è quella che deve fare e vincere tanto, o è uno scherzo? Perché se no torno indietro, no? Come va tutto questo? No, no, vedrai che piano piano. Effettivamente dopo è andata in modo diverso. E infatti poi i fatti hanno dato ragione al presidente Angelo Moratti, ad Allodi e ad Herrera, perché nell'Inter vive stagioni indimenticabili. Tre scudetti, 1963, 65 e 66, due Coppe dei Campioni consecutive, 64 e 65, altrettante Coppe intercontinentali, diventando leader in campo e fuori. Perché diciamo che noi abbiamo fatto proprio la storia in quel momento lì.
però ci è mancato ancora un qualche cosa perché fosse una cosa fuori dalla norma, perché nel 64 abbiamo perso lo scudetto nello spareggio, che noi siamo andati sempre avanti col Bologna, poi ce l'hanno fatto, l'hanno ridato i punti e ce l'hanno fatto giocare, purtroppo la finale l'abbiamo giocata male e l'abbiamo persa. Meno male che avevamo vinto la Coppa, perché se no non partecipavamo a lì. E poi abbiamo perso ancora nel 67 la finale di Lisbona, dove io ero infortunato, Jair era infortunato, allora le rosse erano molto ristrette e abbiamo perso la finale. Tre giorni dopo facevamo l'ultima partita a Mantova, che si vincevamo, noi eravamo in testa, avremmo vinto noi, abbiamo perso e ha vinto la Juventus e lì siamo rimasti, se no sarebbe stato molto più completa questa cosa. Però quello che abbiamo fatto è stato meraviglioso, piano piano la squadra l'hanno migliorata in continuazione, poi sono venuti fuori dal settore giovanile, questo che non si vuol capire tanto, giocatori come Mazzola, come Facchetti, dopo più tardi Vedin, dopo Landini, Bonisegna che dopo lui non è riuscito a entrare e con l'evento è venuto Jair del Brasile, eccetera, abbiamo fatto una squadra meravigliosa, è diventata una squadra fortissima perché era forte soprattutto non solo come giocatori ma come uomini, sapevamo tutti cosa dovevamo fare per ottenere il risultato e nessuno si tirava indietro. E per esempio nel caso mio, io ho rinunciato, nel primo anno ho fatto 9 gol in Italia, ho rinunciato ad andare meno in avanti per bene di squadra, il che quando arriva un giocatore di alto livello di solito è la rovescia, pretende che la squadra giochi come vuole lui e lui dove vuole giocare. Invece io ho capito che questo c'era bisogno per il bene di tutti e mi sono adeguato. Ho fatto sempre un po' meno gol, però mi sono adeguato perché capivo che andava bene per la squadra, no? E abbiamo fatto, ripeto, un periodo fantastico con una squadra meravigliosa. In quel momento di apice della carriera, con la maglia dell'Inter si toglie anche un'altra grande soddisfazione. Nell'estate del 64 si laurea campione d'Europa con la nazionale spagnola, le Furie Rosse. Ed è stato fino agli ultimi successi di questi anni il vero trionfo della Spagna. Della Spagna, era l'unico, erano... Quando l'hanno rivinto erano passati 45, mi sembra, o 46, non so, anni che non lo vincevano, sì, quello lì. Diciamo che la Spagna nel periodo mio ha avuto delle squadre molto belle, ma non riusciva mai a concretizzare quello che di buono faceva nelle eliminatorie, arrivando fino in fondo. Quell'anno lì, una coincidenza invece, e quell'allenatore Villalonga che è arrivato ha tirato fuori molti giocatori di nome, sono rimasto solo io come il più anziano, ha fatto una squadra molto giovane, era meno conosciuta eppure ha giocato proprio con una squadra e ha vinto questo torneo, che tra l'altro, tanto per parlare, che adesso è un periodo che si parla molto del pallone d'oro, quell'anno lì io arrivai secondo per il pallone d'oro e quell'anno lì avevo vinto il campionato, Coppa d'Europa, Coppa Intercontinentale e Coppa d'Europa con la Spagna. E sono arrivato, per cui alle volte dico no, bisogna vincere, no, non si capisce bene come va questa votazione. E sono arrivato secondo, e ancora l'anno dopo ancora secondo e così. Quando giocava nell'Inter... Spesso le è capitato di affrontare da avversario una squadra con una maglia diversa dalle altre, che era la Sampdoria. Da avversario, come vedeva questa squadra prima di arrivare alla Sampdoria? No, perché prima di arrivare alla Sampdoria è stata sempre una squadra simpatica. Non era una squadra che tu andavi in campo, che proprio ci andavi ad aggredire come qualche d'un altro, così. No, la giocavi più tranquilla. Era sempre una squadra che giocava bene, che tentava di giocare sempre calcio, era una squadra che era simpatica, penso, agli altri. Io, per esempio, della Sampdoria mi ricordo bene perché una delle tante coincidenze che ci sono nel calcio, io sono venuto a Genova a fare una partita amichevole col Barcellona, nell'anno, adesso non mi ricordo se era il 56 o roba del genere, era l'anno che c'era Cucchiaroni, c'aveva una squadrone allora la Sampdoria. A Genova un amichevole ci hanno dato 4-0, ci hanno dato
C'aveva una bella squadra, sì, me la ricordo benissimo quell'anno lì, giocavano come uno, forse c'era Brighenti centravanti anche, sì. Invece nell'estate del 70, dopo 9 stagioni vissute alla grande a Milano, si trasferisce in Riviera, la Sampdoria, chiamato da Colantuoni. Innanzitutto le chiedo come andò quella trattativa, come mai proprio la Sampdoria? Beh, la trattativa è nata perché, naturalmente, perché Frustalupi era venuto all'Inter, però il motivo per cui io sono potuto andare alla Sampdoria è stato che quell'anno lì aveva fatto l'allenatore all'Inter Heriberto Herrera, che poi me lo sono trovato anche a Genova, e alla fine dell'annata è andato dal presidente, che era Fraizzoli, e ha detto: presidente, sembra che l'abbia detto perché io non l'ho sentito, però ci credo, presidente, dice, qui Suarez e Corso insieme non possono giocare, bisogna decidersi per uno o per l'altro. Allora Fraizzoli un giorno mi chiamò al suo ufficio e mi dice: senta Suarez, Heriberto Herrera mi ha detto questo, che deve o lei o Corso, uno dei due, perché tutti e due non possono giocare assieme. Io già come prima battuta l'ho detto, meno male che è arrivata adesso, perché se no abbiamo giocato 8-9 anni insieme vincendo tutto. Però dopo, vero, ho capito come era già la situazione, allora ho detto: vabbè presidente, allora facciamo una cosa, è meglio che vada via io. Perché l'ho detto così? Perché io avevo 35 anni, Corso aveva 28-29, allora era normale che si doveva decidere uno, era una questione d'età, e quello è stato il motivo. Dopo, siccome Frustalupi era venuto qua, allora la Sampdoria si vede che ha chiesto all'Inter, sapendo questo, di vedere se poteva. E io ho detto: vabbè, vediamo. Ho avuto una piccola possibilità quell'anno lì, che era l'anno che aveva vinto il Cagliari il campionato, e Scopigno un giorno mi chiamò, è venuto a Milano e mi ha detto: senti, mi farebbe un immenso piacere se tu venissi al Cagliari, perché mi serve un uomo di esperienza per la Coppa dei Campioni qui e là, patata in patata. Ho detto: vabbè, io ci vengo anche volentieri, però allora non potevamo decidere noi. Però c'è questa situazione, vedi tu un po', se potete fare qualche cosa voi, bene, se no, invece si vede che non hanno potuto fare niente, e dopo niente, la Sampdoria ha intervenuto e mi hanno chiamato, sono andato a fare un colloquio con il presidente Colantuoni, ha tirato la corda finché poteva nella questione economica, è arrivato un momento che, perché lui continuava a dire: è un clima meraviglioso, che il sole vedrà, che lei che gioca quanti anni, detto, presidente, sono già 35, dite, poi cosa mi vuol pagare col sole? No, almeno mi dia qualche cosa. Insomma, è stato un colloquio molto, molto così, molto tranquillo, molto benevolo, e niente, ho trovato la corda perché io volevo giocare. Credevo che potevo giocare ancora un po' di più e ho trovato l'accordo. E però è stato l'inizio di una breve ma intensa avventura, perché quegli anni a Genova lei li ricorda sempre molto volentieri. Intanto le chiedo l'impatto proprio con la città, che ricordo ha? Beh, l'impatto è stato buono, è stato molto tranquillo perché, ripeto, non c'era un granché. Diciamo, noi siamo arrivati, per esempio, quell'anno lì abbiamo iniziato la preparazione, l'abbiamo fatta a Genova. A Marassi, non so, ero mio, perché quell'anno lì il Genova era in Serie C, era andato in C. La facevamo a Marassi, facevamo l'allenamento a Marassi al mattino, c'era Bernardini, allenatore. Finivamo l'allenamento, andavamo da Edilio, che è attaccato lì a capo, mangiavamo tutto insieme e poi a casa fino al giorno dopo. Cioè era una vita proprio tranquilla, quello ti dà già l'idea di com'era l'impatto. Venendo da Milano, soprattutto con Herrera, che ritiri l'allenamento di qui, di là, era tutto a questa tranquillità, era una cosa fuori dalla norma. E dopo tutto quello che era l'ambiente attorno, naturalmente, era su questa falsa riga. Su questa falsa riga. E non ci chiedevano niente di speciale, ci chiedevano: siamo in A, vogliamo rimanere in A. Fate pure quello che volete, ma vogliamo rimanere. E così abbiamo iniziato questa avventura, che è andata molto molto bene. Soprattutto il primo anno penso che abbiamo fatto un campionato molto tranquillo, molto bello, abbiamo fatto delle belle partite, insomma
È stato bello, è stato veramente bello. Lo ha già citato in parte lei, sulla panchina della Sampdoria trova Fulvio Bernardini, un personaggio istrionico ma grandissimo conoscitore di calcio. Certo. Che ricordo ha del suo primo mister in maglia doriana? No, il ricordo è molto buono perché appunto ci trattava tutti, lui più con allenatore sembrava un padre, con qualcheduno poteva sembrare anche un nonno perché c'erano ragazzi molto giovani anche lì. E c'aveva questa maniera di fare molto, molto paternale, molto tranquilla, ti metteva molto a tuo agio, no? E questo sicuramente permetteva ai giovani soprattutto di trovare una certa tranquillità quando andava in campo, capisci? E faceva le cose semplici, perché il calcio in fondo è semplicità. C'è qualcuno che alle volte le vuole complicare. Era semplice, poche cose dette giuste in una certa maniera, e tu andavi in campo tranquillo e rilassato e facevamo delle belle cose, sì. Era un grande personaggio anche lui alla sua maniera. Alla Sampdoria in quell'anno arriva anche da Milano un altro compagno, Giovanni Lodetti, che aveva affrontato diverse volte nei derby della Madonnina, quindi un compagno che conosceva già, seppur da avversario, ma con il quale ha legato subito. Sì, sì, ho legato subito perché Giovanni è un bravissimo ragazzo, no? Poi ho legato subito anche perché la sua situazione, l'ho capita, era molto più difficile, molto della mia. Era perché lui era stato, quell'anno lì c'era stato un mondiale, sai quando mettono un giocatore o due in più che poi scartano? Lui è stato uno di quelli scartati, l'hanno mandato indietro e poi in più, quando è arrivato a Milano, ha scartato anche il Milan, perché aveva preso Benetti, mi sembra, il Milan, e cioè è stato il cambio, io Frustaluppi, Benetti Lodetti, no? Però solo che lui aveva 28-29, insomma, è l'età del pieno di un calciatore. Io, se pensate che io a Milano sono arrivato a 26, non è che sono arrivato a 18. E allora lui ha sofferto molto all'inizio, però è un ragazzo molto generoso, grande combattente, grande lavoratore, e piano piano poi ha trovato questo ambiente così familiare, così bello. Lì anche Bernardini è stato bravo perché a lui lo trattava sempre bene, gli diceva dai, vedrai Giovanni che qui ti troverai soddisfazione, qui e là. È stato bravo e lui si è ripreso, piano piano si è ripreso alla grande e ha fatto molto bene. Però molto bravo è stato anche lei, Luisito Suarez, perché passare da competere ai vertici del campionato italiano, alle grandi competizioni europee e a doversi concentrare invece in una realtà più piccola per lottare per la salvezza non è facile. No, no, diciamo che oramai quella era una situazione che io non vivevo dall'anno 1953-54, che è quando ho iniziato a giocare a casa mia, alla Corugna, no? Che l'obiettivo allora era quello. Però se tu vai a una, in questo caso è una società di calcio, una squadra che decide di andare, deve andare con tutte le conseguenze e deve lasciare da parte quello che c'era prima, l'ho lasciato, ho detto meraviglioso, però qua. Poi a suo tempo magari nei ricordi ne parleremo. Adesso sono qua in questa realtà, bisogna darci dentro e bisogna fare le cose per bene, perché io non volevo fare brutte figure, perché c'avevo un nome, però non vorrei che pensassero che vengo qua a fare il di più, a non fare niente, a jiji, jaja, no, questo non va col mio carattere. E mi sono messo dentro questa realtà e devo dire che mi sono trovato meravigliosamente bene.